L'utente che ha fatto questo video è un filmmaker che solitamente lavora per case di produzione. Ronnie si trova su un altro set, aveva le a disposizione e ha bisogno di questa cosa. E veramente uno spot è andato a vedere sul sito perché è veramente divertente. Chiaramente questa presentazione mi dice una parte di cosa siete di non anche di passi, non so cosa succede. Che
sono attivi, avendo che si parla delle industrie che vengono commentate queste cose con i prodotti e con il sesso, qualsiasi altro sito che abbia tendenza con quello che è avvenuto, fare un'analisi di questi siti e poi andare a intervenire con il blog, con il community manager, che possono anche i prodotti che sono stati creati, per poter analizzare se il canale è volante, se è stato l'oggetto e poi soprattutto se è possibile intervenire effettivamente del valore alla stessa. Si parla di chipart, adesso decide di partecipare appunto con stati del video di tutti che invece avevano una partecipazione attiva all'interno della rete di rivolte, oppure non ci hanno fatto scrivendo. Si può fare dichiarandosi, ci sono molte aziende che fanno anche dichiarandosi, per cui si inseriscono anche per questi blog e commentano, non dichiarando che sono un'azienda, però una cosa che poi viene molto da quello che l'azienda vuole fare, oppure secondo me anche di un'azienda. Cosa c'entra questo con voi? Al di là del fatto che, come dice Marco, sta cambiando tutto, al di là del fatto che voi l'industria l'abbiamo utilizzata tantissimo per la stampata e che avete una comunità fortissima, perché comunque le comunità, i lettori vogliono sono una comunità, i lettori di qualsiasi lato della rivista sono una comunità, stessi sono una comunità, per cui c'è la possibilità di creare, soprattutto sono comunità che sono anche facilmente, sono molto facilmente nuove, comunque insomma, si tratta di acciaio, si tratta di altre cose. Per le macchine a volte sono più dei campi di cui gli utenti sono più comodi e più facile da maneggiare. Per cui si potrebbe pensare a una campagna sia per lanciare una collezione che come inizio in realtà per lanciare una collezione, perché comunque in tutti di forza può essere, perché comunque quindi poi senza adesso non andare a creare design, che è grande da moda, ma è anche vero che certe cose potrebbero essere analizzate, potrebbero essere adattate per quello che poi è il feedback della stessa community. E comunque il metodo va a partecipare per far distinguere parte di un processo che poi è quello che genera passione. Per cui il messaggio potrebbe essere qui non lo so, nel senso che quando in realtà che avete nel mercato, quello che vuole avere da voi, essere molto molto largo su una cosa, anche se è un email, non è molto niente che ci chiede, però l'idea dovrebbe essere la protezione contro lo sviluppo, perché la protezione possibile quando esce, quando viene lanciata e inizia. La caduta della sviluppo potrebbe essere una serie di carte che raccontano proprio le emozioni, cosa c'è e cos'è per loro quella protezione, e anche i modelli vengono adattati alle singole esigenze utilizzate, le singole esigenze che ci sono potute chiedere di fotografarsi, di creare delle grafiche che arrivano in modo di esserlo. E poi fare una campagna su sito di siti che diffonda questo concetto e che inviti anche le persone a partecipare sempre di più. Quello che ho fatto parlare è quello anche di creare le workable. Le workable sono praticamente dei siti completamente customizzati per il cliente, che per cui danno la sensazione di utenti di essere all'interno del sito della brand stessa, per fare i concorsi. In questo modo diciamo che si può coinvolgere non soltanto la comunità di Zumba, ma anche la comunità del cliente stesso. Poi si può decidere di farlo a diversi livelli, si può decidere di farlo per fargli vedere i contenuti o si può decidere di farlo per fargli partecipare anche al concorso. Questo dipende un po' da quello che vuole la brand. L'abbiamo fatto con il Corriere della Sera, ad esempio, che ha lanciato un concorso che si chiamava Milano 2015 e doveva presentare un po' quello che sarebbe diventato Milano 2015, quello che aveva desiderio dei milanesi, ma non solo dei milanesi. E il Corriere della Sera l'ha fatto sul suo sito. I lavori che sono stati utilizzati per la mostra, chiaramente la cosa è che la maggior parte dei lavori che sono stati utilizzati per la mostra sono stati
Grazie.